Sì, ho avuto questa fortuna, sono persone più grandi, sono stato il primo sono tornato a Roma dopo aver fatto qualche anno di scuola in Inghilterra e ho cominciato subito a fare l'assistente volontario alla regia e quindi a lavorare anche con lui, anche grazie. Mi chiedono sempre, ci sono stato 40 anni, no, vorrei chiarire, è stato un enorme. Soprattutto all'inizio. Io mi ricordo che quando incontrai mio padre elettivo, diciamo, quello che io ho nominato come un maestro, un preside, che è stato anche in scuola. Lui aveva appena aperto una scuola che si chiamava Studio Academy con il suo amico scenografo Luciano Riccioli. E lui disse una cosa molto bella. Dice, sai, ho aperto questa scuola per dare un'opportunità a ragazzi che amano cinema, dare l'opportunità di guardare negli occhi il cinema lo fa. Io dico come te, per esempio, che c'è un regista, come me. E quindi è difficile, molto complicato entrare nel mondo del cinema. Poi certo, dopo fare i conti con gli spettatori, con la critica, hai fatto però anche un attore. Ho fatto anche. Io ho fatto, nel cinema ho fatto anche quello è quello che ho tutto. Ho fatto il runner, ho fatto l'assistente volontario, ho fatto produzione, ho fatto scenografia, non ho fatto la sarta mai. Però c'è ancora. C'è Però ancora c'ho del, sempre. no, quando sicuramente ricorderete l'episodio dei mostri. Era un'educazione sentimentale, che Sì, si è prima fatto di solito. una brutta figura, in cui appunto c'era un papà, Pietro Ignazio, che mette un modello un po' strano per il film, no? Perché si inventa Molto, molto moderno. molto moderno, un po' troppo scorretto, e poi se non l'avete vista non mi finisce l'episodio. Lui soprattutto. No, è una cosa che a me personalmente ha riempito quotidianamente di orgoglio, una cosa che psicologicamente mi ha fatto molto bene, perché ripeto, ho vissuto sempre nell'ombra di papà, e ho avuto tante fasi, all'inizio mi dava fastidio, mi riconoscevo da lontano, e guarda, vedi quello lì, quel ragazzino, il figlio di Tognazzi, e mi vergognavo, mi nascondevo. Poi a un certo punto mi fermavo per incazzare, perché poi ho cominciato a fare il mio lavoro e hanno cominciato a riconoscermi, sempre pensando a lui, però a dire, è bravo però, lo sai, vivo con questo incubo anche a scuola, diceva. Ho detto il tema, bravo, sono rimasto sorpreso, grazie. E così sono andato avanti per sempre. Quindi, però l'orgoglio, e poi mi ha messo ordine, dicevo, ho messo ordine nella sua vita. Maria Sole ha partorito suo padre attraverso il suo figlio, ha letteralmente partorito, non lo conosceva perché era piccolina quando papà è morto, perché non gliene fregava molto di cinema, non faceva cinema, cioè da suo padre, non gliene fregava, non pensava nemmeno che l'avrebbe mai fatto. E io invece l'ho rimesso in a posto i pezzi e quindi ho riconosciuto il suo valore, anche l'impresa, il valore dell'impresa che aveva fatto. Il comico c'è il comico è un disgraziato, è l'ultimo della lista. Se vai a leggere Clemenza, adesso ci sono mesi ci sono tutte le critiche di tutte le grandi finanze, di tutti i grandi vice Certo, non è della ricco, Giovanna no. Rovina, insomma l'hanno veramente preso a schiaffi e poi piano piano è stato recuperato, insomma, soprattutto per il grande coraggio, ho riconosciuto il coraggio di una persona, la sapevo già, però insomma